Simona Lechner, il campionato italiano è sempre uno degli obiettivi della stagione. Sicuramente è una cosa sempre speciale e il campionato italiano di solito è la gara dove sono più nervosa di tutto l'anno e per quello sì, non vedo l'ora adesso di partire. Un percorso davvero spettacolare. Sì, è un percorso molto bello e anche il tempo oggi è bellissimo, per quello penso che diventa una bella gara. Categoria donne open alla via dei campionati italiani di Pezze di Greco, specialità del ciclocross. In gara le ragazze della categoria Elite Under 23 Juniores e le atlete delle categorie Master. Un totale di gara che misura 40 minuti, grande favorita per quanto riguarda la prova della categoria Donne Elite è la campionessa uscente Eva Lechner del Centro Sportivo Esercito, mentre Alice Maria Zuffi della Selle Italia Guerciotti Elite ha vinto lo scorso anno tra le Under 23. Attenzione anche a Chiara Teocchi, che è la campionessa uscente della categoria Juniores, Alessia Bulleri della Forestale Cicli Olimpia Vittoria e tante altre atlete che oggi possono ben figurare tra le atlete delle categorie Master. Le campionesse uscenti sono Sabrina Di Lorenzo, Chiara Selva e Milena Cavani. Prime fasi di gara con questa lunga serie di partenza in cui si cimentano tutte le atlete delle categorie femminili, dalle Juniores fino alla categoria Elite, passando per le Under 23 e poi le atlete delle categorie amatoriali Master. Prime curve nell'anfiteatro naturale dove si snoda questo bel tracciato. Già al comando troviamo Eva Lechner, che ha una collezione di maglie tricolori e che pochi giorni fa ha trionfato all'ippodromo delle Capannelle nell'ultima tappa del Giro d'Italia di ciclocross. Lei che sempre nella manifestazione organizzata dalla ASD Romano Scotti aveva vinto anche la prova di Silvelle di Trebaseleghe. Al comando la forte atleta del gruppo sportivo Esercito, che ha già una bella margine di vantaggio nei confronti delle più immediate inseguitrici. Un atleta forte, come vedete, ha già interposto tra lei e tutte le altre un discreto margine di vantaggio. Sta dimostrando, come era prevedibile, una superiorità schiacciante in un percorso particolarmente veloce, quello disegnato dagli organizzatori della ASD Narducci Team Edil Luigi Cofano, che vi ricordo allestiscono questi campionati italiani in collaborazione con il patrocinio del comune di Fasano, della regione Puglia e con il supporto di Selle Italia, del Maglificio Santini e della Guerciotti. Eva Lechner ancora al comando, la più immediata inseguitrice è Anna Overpalleiden della Carraro Team Trentino Ale, seguita quindi da Elena Valentini della Selle Italia Guerciotti Elite e Nicoletta Bresciani della Scott Racing Team. Tratto questo in salita, stiamo seguendo le immagini, avete intravisto prima Alice Maria Zuffi e Chiara Teocchi lo scorso anno, rispettivamente campionesse d'Italia Under 23 e Juniores. Queste due atlete sono state grandi protagoniste anche nel Giro d'Italia di ciclocross. L'atleta che vedete adesso con il dorsale numero 3, la maglia della Selle Italia Guerciotti Elite, invece è Allegra Zuffi, che sta guidando la prova riservata alla categoria Juniores, seguita da Sofia Beggin. Questa è la situazione nella prova riservata alla categoria Juniores donne. Vi ricordiamo che le categorie in gara sono la categoria donne junior, la categoria under 23, la categoria elite e le varie categorie master. Parlando proprio delle master, abbiamo intravisto Paola Maniago del Cycling Team Friuli, che sta guidando la gara per quanto riguarda la prova della categoria Master Woman 2. Torniamo ancora in testa con sempre alla comando la forte atleta altoatesina Eva Lechner. Alle sue spalle si è portata Elena Valentini della Selle Italia Guerciotti Elite, come vedete comunque una buona margine di vantaggio per Eva Lechner, atleta di Bolzano, campionessa italiana uscente, già più volte vincitrice della maglia tricolore.
si cimenta anche nella mountain bike, dove ha vinto un titolo mondiale nel team di lei, oltre a tanti prestigiosi piazzamenti e varie maglie tricolore. Nella sua ricca carriera può vantare anche un titolo italiano su strada, a testimonianza di quanto questa atleta sia completa e particolarmente versatile. Avete visto come la Azzuffi abbia aumentato il ritmo? Stiamo parlando della prova riservata alle più giovani, under 23. E adesso la Teocchi sta faticando a seguire il passo dell'atleta della Sella Italia Guerciotti Elite. Nella prova juniores invece continua il duello tra Allegra Azzuffi, Sella Italia Guerciotti Elite, e Sofia Begin della formazione Team Villar Breganze. Ancora tanti giri alla termine, comunque è un percorso particolarmente impegnativo e veloce, che è stato ben battuto dalle prove precedenti. Vedete come le atlete stiano affrontando questo tratto con il fosso naturale. E ovviamente grande spettacolo, abbiamo visto la prima delle atlete master, si tratta della campionessa italiana uscente Chiara Selva, Spezzotto Bike Team, che sta guidando la corsa con ottima autorità. Abbiamo visto anche Marika Passeri e ci stiamo per riportare ancora sulla testa della corsa, quella della categoria donne elite, dove ancora sola al comando c'è Eva Lechner, atleta altoatesina del Centro Sportivo Esercito, che sta guidando con un ampio margine di vantaggio la prova riservata alla categoria donne elite. Siamo nelle battute centrali di corsa, una grandissima Eva Lechner sta entusiasmando il pubblico di Pezze di Greco, campionati italiani di ciclocross organizzati dalla ASD Narducci, team Edil Luigi Cofano, in memoria di Vito Carparelli e Livia Gentile. La manifestazione si avvale del patrocinio del comune di Fasano, della regione Puglia, con il supporto degli sponsor Sella Italia, Maglificio Santini e Guerciotti. Stiamo assistendo al passaggio delle atlete nel tratto più caratteristico della corsa, il tratto che prevede la ascesa al seguito del passaggio dagli ostacoli artificiali. Una manifestazione questa che, vi ricordo, nei due giorni di gara ha visto partecipare oltre 650 atleti provenienti da tutta la penisola. Davvero un ottimo risultato per quanto riguarda l'organizzazione di questi campionati italiani. Ancora un passaggio per Eva Lechner, inquadrata dalle nostre telecamere, lo vedete sempre più sola al comando, comunque brava in seconda posizione. Alice Maria Azzuffi, fresca vincitrice della maglia rosa al Giro d'Italia di ciclocross, che come avete visto nelle immagini precedenti si è guadagnata fino a questo punto la seconda posizione. Ancora in testa quindi Eva Lechner, ormai nessuno può più raggiungerla perché sta dando un grande show, un grande spettacolo al pubblico presente, sempre comunque nella fase di spinta in questa salita ripida dove gli atleti scendono dalla bici. Seconda posizione, dicevamo, per Alice Maria Azzuffi, brava la ragazza della Sella Italia Guerciotti Elite, che affronta in questo istante gli ostacoli artificiali e poi la successiva salita che riporta gli atleti nella parte alta del percorso, prima poi dell'ingresso nello stadio, ingresso realizzato attraverso un ponte in legno. Avete visto quindi la brava Alice Maria Azzuffi, che guida la prova per quanto riguarda la categoria Under 23. Quella che vedete adesso inquadrata è la terza assoluta, ma è la seconda delle ragazze Under 23. Infatti si tratta di Chiara Teocchi, che sta comunque svolgendo un'ottima prova e che dovrebbe salire sul podio della categoria Under 23 alle spalle di una, per il momento, formidabile Alice Maria Azzuffi. Questa invece è Alessia Bulleri, forestale cicli Olimpi Vittoria, che in questo momento è la terza della categoria Under 23. La ragazza che adesso vedete inquadrata è la terza invece
al momento nella categoria Elite, Elena Valentini della Sella Italia Guerciotti Elite. La seconda nella categoria Elite, l'abbiamo vista transitare assieme a Chiara Teocchi, è Anna Oberparleiden della Carraro Team Trentino Ale. Abbiamo quindi una situazione abbastanza chiara e andiamo a seguire anche l'altra delle corse agonistiche, quella delle juniores, con Sofia Beggin che sta guidando la gara davanti ad Allegra Zuffi. Sofia Beggin della Team Viller Breganze, mentre Allegra Zuffi della Sella Italia Guerciotti. Questo bel confronto tra queste due atlete che stanno per affrontare il tratto con gli ostacoli artificiali. E vedete proprio come la Zuffi provi subito ad aumentare il ritmo in questo tratto con gli ostacoli. E poi il successivo tratto in salita, c'è un po' di traffico in questa fase. Questa è la testa della corsa della, per quanto riguarda la categoria donne junior. Passaggio anche per Chiara Selva, Spezzotto Bike Team, la prima atleta della categoria Master 1. Seguono altre atlete, abbiamo visto Sabrina Di Lorenzo, ASD Project Bike e Paola Maniago, rispettivamente leader della corsa nella categoria Elite Sport Woman e Master Woman 2. Siamo ormai nel corso dell'ultimo giro e a questo punto è una cavalcata per Eva Lechner, che conquista e conquisterà un altro titolo tricolore. La forte atleta altoatesina, per lei ancora una maglia di campionessa d'Italia, ancora un grande successo per questa che è una delle grandi speranze anche a livello internazionale del ciclocross italiano, una delle bandiere del ciclocross italiano, che sicuramente farà molto bene anche nelle prove di Coppa del Mondo e ai mondiali. Sempre molto brava, seconda assoluta e prima delle Under 23, Alice Maria Zuffi della Sella Italia Guerciotti. Anche lei si appresta quindi a conquistare una maglia di campionessa italiana e a questo punto siamo davvero nelle battute conclusive. Tra non molto Eva Lechner farà ingresso nel campo sportivo di Pezze di Greco, applaudita dal folto pubblico presente quest'oggi a seguire i campionati italiani di ciclocross organizzati dalla ASD Narducci, e stiamo per applaudire l'ennesimo trionfo di Eva Lechner, centro sportivo Esercito, che vince la prova della categoria donne elite e conquista la maglia tricolore, campionessa d'Italia elite. Per quanto riguarda invece la seconda posizione assoluta, prima tra le under 23, Alice Maria Zuffi, per lei la maglia tricolore tra le ragazze under 23. La grande emozione di Vito Ditano, che abbraccia la sua atleta appena conquistato la maglia di campionessa italiana. E questo invece è l'arrivo di Chiara Teocchi, che saluta il pubblico. Per lei un secondo posto nella prova della categoria under 23. Atteniamo anche l'arrivo della prova della categoria juniores, dove registriamo il successo di Sofia Beggin. E questo invece è il rallenti. Vi ricordo che tra le Master Woman 1 ha vinto Chiara Selva, tra le Elite Sport Woman Di Lorenzo, tra le Woman 2 Maniago. Eva Lechner, una straordinaria vittoria in un percorso che ha esaltato le tue doti di guida, le tue capacità tecniche, la tua forza, una giornata bellissima. Sì, oggi la giornata è bellissima, c'è il sole, c'è il caldo, il percorso era bello e mi sono divertita oggi su un percorso bellissimo e sono molto contenta di aver vinto un altro titolo italiano. Tantissime persone ad assistere alla vostra corsa e il ciclocross continua a appassionare la gente. Sicuramente sì, la pressione c'era, ma comunque ho già fatto così tanti italiani che sì, ormai sì, non si abitua, non bisogna sempre stare concentrata, ma comunque sono riuscita e sono contentissima. Eva, sicuramente una dedica speciale per questa vittoria speciale. Sì, come sempre vorrei dedicare la vittoria a Dio. Alice Maria Zuffi, sesta maglia tricolore, ormai è una collezione. Sì, è una collezione, sono contenta di essermi riuscita a portare a casa di nuovo la maglia. La gara è stata bella, sono riuscita ad andare via al secondo giro, a fare tutta la gara insomma da sola. Una volta che ho preso il distacco ho cercato di gestirmi e di non rischiare per portarmi di nuovo a casa la maglia, insomma. Che tipo di percorso era, Alice?
E era un percorso veloce, però bisognava sempre spingere, bisognava stare molto attenti perché comunque c'erano dei tratti tecnici, mi piaceva. Una dedica per questa vittoria? Vabbè, sicuramente la dedica va in particolare al mio direttore sportivo Vito Di Tano, perché senza di lui quest'anno non ci sarebbero stati gli italiani, il percorso era stupendo, so che ci teneva tanto, corriamo in casa, per me è come correre in casa perché questo è proprio il paese dove è nato lui e la voglio dedicare a lui. Vito Di Tano, un abbraccio liberatorio con Alice Maria Arzuffi. Oggi è come se avesse vinto lei, è come se avesse gareggiato sul suo percorso. Ma no, sono cose che mi ha fatto emozionare da tanto che non mi emozionavo così tanto, perché una gara, io questi giorni mi sono impegnato tanto sul percorso, l'ho anche trascurato un attimino, però lei me l'ha dedicata a mia moglie, non posso che essere emozionato, quindi la ringrazio e come sempre mi danno tante soddisfazioni. Sofia, dopo la medaglia olimpica a Nankin, oggi ti togli un'altra bella soddisfazione con questa splendida maglia tricolore. Sì, oggi c'è stato il campionato italiano, quindi io ci speravo tantissimo, anche se ero molto terrorizzata l'idea di avere molte avversarie agguerrite, ma comunque ce l'ho messa tutta e finalmente questa maglia tricolore è diventata mia. Che tipo di percorso era? Beh, secondo me era molto tecnico perché di là con quei fossati era molto difficile riuscire ad andare su, anche se l'avversario davanti prendeva qualche metro, è difficile andare lì sotto, quindi era anche molto veloce comunque e bisognava spingere. Comunque ce l'abbiamo messa tutta e siamo qui. Cosa si prova a indossare una maglia tricolore? Ma essendo la prima volta io non ci credo neanche ancora, mi sembra un po' una maglia un po' così, cioè colorata, però mi devo ancora rendere conto di avercela addosso. Già dal primo momento che ho provato il percorso ho visto che era tecnico, era molto diciamo selettivo, perché i box essendo anche molto lontani bisognava fare attenzione a non bucare in certi punti del percorso come tanta gente ha rotto, e quindi sono andata via tranquilla così, comunque sono riuscita a posizionarmi bene, anzi ho vinto il quarto titolo italiano e sono contenta. Una dedica per questa vittoria? Beh, alla mia squadra che mi hanno seguito, e sicuramente a loro, perché comunque mi sono tanto vicini. E un saluto al mio presidente Roberto Bressan. Sabrina, non è mai facile ripetersi, sei riuscita a riconquistare una splendida maglia tricolore? Sì, infatti riconquistarla non è mai una certezza, però anche con difficoltà oggi siamo riusciti, perché al primo giro sono stata un po' sfortunata che sono cascata nel riprendere le junior e quindi sono dovuta ripartire diciamo ultima, però ho fatto una gran rimonta, quindi sono soddisfatta di me oggi. Sicuramente avrai una dedica speciale. Sì, ho una dedica speciale, innanzitutto lo dedico a un ospedale che è il San Camillo e agli infermieri che lavorano lì, che sono stati veramente eccezionali perché ho avuto una brutta esperienza e loro sono delle persone meravigliose. E poi la dedico al mio ragazzo con cui mi alleno ed è lui diciamo il mio maestro nel quanto riguarda il ciclocross, e poi la dedico al mio papà che in questo momento sta affrontando un momento non tanto facile. Chiara, terza maglia consecutiva, ormai sei affezionata? Sì, era un po' tesa, ma speravo insomma andasse così, di ripetermi come gli altri due anni precedenti, e sono partita e sono arrivata bene. Che bel percorso, tecnico, spettacolare, impegnativo. Un percorso bellissimo, secondo me, tutto da guidare, tecnico e veloce, quindi entrambe le cose. Farlo pulito, liscio, è venuto via bene, insomma. Una dedica per questa maglia? Sempre a Lenia Spezzotto che mi supporta con i mezzi e quant'altro.